Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Medline TV. Siamo qui con il dottor Antonio Ragusa, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale delle Apuane di Massa Carrara. Buongiorno dottore, buongiorno, benvenuto, buongiorno, grazie di aver accettato l'invito ai nostri microfoni. Allora, lei è ospite del convegno Nutrizione in gravidanza e terza età della donna nello spazio Expo di Milano. Sì. E ci parla della nutrizione fetale, come si influisce sulla salute del feto attraverso l'alimentazione della mamma. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. E si tratta di un argomento molto affascinante perché è completamente nuovo. Noi fino a pochi anni fa, diciamo fino a un decennio fa, eravamo convinti che il DNA disegnava un destino ineluttabile in quella che sarebbe poi stata la vita futura del nascituro, mentre oggi abbiamo evidenze sempre più importanti e sempre più grandi del fatto che noi non siamo predestinati, almeno non completamente, e che il nostro DNA può manifestarsi in vari modi più o meno complessi e cambiare anche il suo modo di manifestarsi in virtù di una congerie molto composita e variegata di agenti esterni. L'alimentazione è uno degli agenti più importanti che possono influire sulla vita del nascituro. In sostanza si tratta di capire come, attraverso una buona e corretta alimentazione, si può favorire l'adattamento della salute fetale alla vita successiva dell'organismo. Dottore, parliamo di questo aspetto nuovo della disciplina, cioè come si programma la salute fetale del bambino ancora in utero? Ci sono esempi clinici attuali, per esempio l'utilizzo dell'acido folico è un esempio drammaticamente importante di come attraverso l'assunzione di una vitamina del gruppo B, l'acido folico appunto, si può migliorare la performance neurologica dei feti, degli embrioni prima, dei feti dopo e dell'individuo adulto successivamente. Ma attualmente sono in studio numerose altre sostanze, per esempio le più importanti sono gli amminoacidi. Alcuni amminoacidi influiscono drammaticamente sulla crescita fetale e sullo sviluppo di sindrome metabolica, che diciamo così potremmo definirla come la malattia dell'Occidente. Noi tutti sappiamo che il mondo è grossolanamente diviso in due: da una parte ci sono milioni di persone che non hanno un accesso semplice al cibo e quindi muoiono di fame, dall'altra ci sono un altro gruppo di persone, più o meno il 20% dell'umanità, che invece hanno un facile accesso al cibo e muoiono per le malattie della sindrome dismetabolica, cioè l'ipertensione, il diabete, le cardiopatie. Quindi siamo di fronte a un paradosso drammatico per il nostro pianeta. E il fatto di poter influire in utero attraverso una debita alimentazione e attraverso anche l'utilizzo di sostanze non alimentari ma molto importanti, potrebbe consentire in un futuro non tanto remoto di ridurre la fetta di popolazione che ha problematiche importanti dalla nascita, sia per la sovralimentazione da una parte, sia per la sottoalimentazione dall'altra. Grazie dottore, grazie per voi, questo grazie. Intervento arrivederci. Molto interessante, arrivederci su Medline TV.